for you. Didn't I say I'm sorry? Didn't I do the best I could? You have high expectations. Don't I know that you've explained it? How I should prove myself to you. But I can't when I'm with you. I need to love again. But I can't when I'm with you. I need to find my way by myself. Ragazze, buonasera, bentornate. Nuovo vlog, il continuo di quello precedente, dove mi avrete vista abbastanza amareggiata per il discorso Instagram. Però vabbè, in questo vlog non ci voglio pensare, ragazze. Andiamo avanti, perché altrimenti mi deprimo tantissimo. È una cosa che proprio mi dà fastidio. E spero sinceramente di risolvere al più presto. Sono al supermercato, sono alla Coop, perché Riccardo e Ale hanno voglia di insalata di riso, ragazze, stasera. Il problema è che io sono già alle 6 di sera, quindi non ho voglia di mettermi lì a cucinare tutte le verdurine con sto caldo. Cioè, c'è da sentirsi veramente, veramente male in questi due giorni. Quindi prenderò un con di riso pronto e preparo appunto il riso e poi lo mangeremo un po' più tardi. Aspetteremo, magari lo metto in frigo e aspettiamo poi che si fredda. Insomma, lo lascerò raffreddare a temperatura ambiente per un po', poi quando è insomma non è caldo lo vado a mettere in frigo, così si rinfresca. Poi voglio i gelati e quindi insomma diamo un'occhiata a cosa c'è. E basta. Poi volevo prendere anche magari qualcosa di tipo qualcosa di veloce da preparare, tipo pasta ripiena, insomma vedo cosa trovo, ragazzi. Qualcosa di fresco indubbiamente, magari riprendo il prosciutto, forse ne ho ancora. Vorrei riprendere il melone, perché veramente in questi giorni io non so voi, ma io non ce la faccio a cucinare, fa veramente troppo caldo. Volevo fare anche la parmigiana, ma la farò domattina. Adesso vediamo, solo che domattina dobbiamo anche uscire a fare delle commissioni, quindi non lo so quando la farò, ma devo farla. Comunque, borsetta, devo prendere i sacchetti. Adesso mi metto la tracolla, perché poi facendo spesa non è molto pratico. Come vi ho detto nel vlog precedente, non la metto dove andrebbe, la metto qua nei manici, che è più pratica, insomma non sto a modificarmi tutta la borsa. Ho preso i sacchetti per la spesa, sto giro me ne sono ricordati, e ho preso anche il sacchetto quello per il gelo, per i gelati, magari un po' aiuta. E basta, adesso spengo l'aria, spengo la macchina e andiamo a prendere il carrello. Tornata, ragazze. Allora vi faccio vedere subito i freschi, così li vado a mettere in frigo, sennò con sto caldo patiscono, la luce è sparita, non c'è più, vabbè non importa. Allora, ho preso una confezione di mortadella della Fiorucci Suprema, poi ho preso spesa di tacchino al forno, questo qua era in offerta, della Rovagnati. Poi ho preso queste qua per Ale, per quando faremo l'insalata di riso, perché non so se le piacerà, boh, non lo so. Io le ho prese, sono le panatine della Rovagnati con cotto e formaggio.
Due hamburger con lo speck, un pollo perché mia suocera mi ha messo voglia di pollo. Non lo faremo subito perché abbiamo appena mangiato ieri, però l'ho preso. Poi due confezioni di gnocchi di patate freschi della Coop. Un tris di mozzarella, anche queste erano di nuovo in offerta a 2 euro e qualcosa, quindi li ho presi. 4 wurstelini perché in caso dovessimo cambiare idea su cosa mettere nell'insalata di riso, io li ho presi, anche se optiamo più per il tonno. Poi, vabbè, qua c'è il pane che ho preso in panetteria, ho preso un, come si chiama già, un musichiere. Era l'ultima cosa rimasta, avevano finito tutto perché comunque sono le, erano le 6:30 quando ero in panetteria. Poi ho preso, e ora sono le 7:30. Questi croissant qua, ho preferito prendere questi rispetto ai classici confezionati bauli, quelli così lì, perché non ci piacciono particolarmente, sanno un po' di panettone, non so, un pandoro, sapete, quegli impasti soliti. Quindi ho preso questi perché una volta volevamo fare la brioche col gelato, un po' come si fa in gelateria, ho preso anche il gelato, ve lo faccio vedere dopo. Poi ho preso 2 litri di latte, poi ho preso una cosa che non posso farvi vedere perché è sempre per il compleanno. Il basilico, ho fatto prima a prenderlo così, ti piace? Ho preso questo, che così lo congelo e so che ce l'ho sempre. Poi vabbè. Addio! Qua l'estate si è smontato tutto, ma abbiamo 3 al limone e 3 alla pesca perché ho notato che più che al succo di frutta d'estate piace di più questo, quindi li ho presi. Poi ho preso un ragù alla bolognese da tenere, come al solito sapete che quando, ah, sei, bolognese. Quando sei di corsa crolla tutto, sì, quando c'è Natale. Da tenere, insomma, per quando si è un po' di corsa. Poi c'era in offerta questa linea qua che è molto buona, Agromonte Sicilia, con ho preso un sugo di ciliegino e uno di datterino, visto che erano in offerta entrambi. Riso per le insalate, per fare l'insalata di riso. Ho preso i cereali perché erano ancora in offerta, ne ho approfittato, sono già finiti. Poi ho preso le olive, queste qua già un po' saporite da mettere nell'insalata di riso, olive leccino denocciolate e condite, queste qua. Poi abbiamo i formaggini mio, abbiamo un po' di cose sempre per l'insalata di riso, ho preso piselli e carote, e ho preso anche mais e anche un'altra cosa che no, forse basta. Poi il melone, un altro melone. Questo formato di pasta qua non lo so, me lo vedevo tanto tanto bene con il sugo al ragù, il pomodoro, insomma il ragù di carne o bianco o rosso, però ne avevo proprio voglia. Le visti e queste sempre in ricordo di nonna che me le faceva sempre, le ruote, quando le vedo non capisco più niente. No, il ricordo di nonna che me le preparava quando andavo da loro. Cosa hai fatto lì? Una macchinina? No, ma è tipo la vasca. La vasca da bagno per farmi il bagnetto. No. Adesso allora mi tuffo. No. No. Tuffati. Adesso? No, mi guardano tutti, mi vergogno. Dai. Dopo. Tuffati. Dopo mi tuffo. Pigiama. Fammi sentire l'acqua. Bella fresca, mi piace. Poi ho preso le piadine. Adesso faccio un'altra cosa. Va bene. I quadrucci di carne di scoiattolo. Sempre quelli là. Che schifo. No. Non è vero. Poi le patatine stile giappu. E poi ho preso questo qua che era in offerta Pantene per Moschino, uno shampoo, visto che ho quasi finito il mio, ho preso questo qua da provare, rigenera e protegge. Ah già, è vero, perché sì, poi vi spiego. Ho scambiato un doccia schiuma per uno shampoo e mi ha detto no, quello è uno shampoo. Vabbè, non importa. Comunque, quando finirà quello ho questo qua, insomma, che c'era l'immagine di Chiara Ferragni. Possiamo non provarlo? Ma no, proviamolo.
Basta, vero? Ah, il gelato, vi faccio vedere quello preso, solo che l'abbiamo... I tradizionali della Coop, gelato al bacio. E poi ho preso gelato cheesecake, sempre della linea Coop, da fare due gusti con la briochina. Già pronto, ho preso tre di questi, con il caramello. Quindi stasera cosa mangiamo? Le opzioni sono o piadina o quadrucci alla carne, le uniche cose veloci che mi vengono in mente. Quadrucci alla carne. Tanto a pranzo cosa... Ah, io ho mangiato il pomodoro con il formaggio, quindi. Tipo caprese, ma avevo la ricotta fresca, quella della latteria da far fuori. Quindi la pasta si può mangiare. No, guarda che... Stiamo facendo una riproduzione del... Ale, se cado non mi arrabbio, eh? Una riproduzione. Ho trovato si vede niente. Il treno. Del trenino. Allora, stiamo facendo tipo un treno. No, tipo un treno. Senza tipo. Cioè, stiamo facendo un treno. Ciuf ciuf. Che tia papà colando. Che il treno fa ridere, ma è così, ma... Ma prendi il blu. Non ti distrarre troppo qua, signorina. Tieni. Quadratini. Quelle sono fettine di torta. Ah, guarda, qua ce n'è uno. Questo va qua. Ho trovato. Guarda che adesso lo fai tu, eh. Perché? Perché tocca a te. Yeah. Dai, mettine uno qua. Toh. Vabbè, tienilo per dopo. Qua, dove lì? Qua. Brava. Oh, guarda che bella ruota che stiamo facendo. Cioè, ruota, sì. Vabbè. Il treno ha le ruote. Sì. Come sì? Il treno ha le ruote. In un certo senso, sì. Tipo, sono bellissimo. At night, aligns all the shady features and all our empty worlds. Behind the scene, they're picking up the pieces of all broken hearts. But I believe in coloring the world. Gotta holler to be heard in time. We can fight back, ready to go. Buonasera ragazze, allora è la sera del giorno dopo, ieri non ce la potevo fare, avevo caldo, ero tornata dalla spesa, poi abbiamo cenato e la sera non avevo grandi cose da raccontarvi. Oggi temperature decisamente migliori perché stanotte ha fatto un grosso temporale, stamattina anche, quindi... quindi... si stava meglio, specie stamattina, poi oggi pomeriggio di nuovo si è accaldato un pochettino, è tornata un po' calda l'aria più che altro, però vi dirò che comunque non c'è più quell'afa che c'era ieri, l'altro ieri. E io mi passo un attimo solo l'olietto perché in realtà sono struccata, oggi non siamo usciti, quindi non sono... porca miseria... Mi è caduto un po' d'olio
Adesso vado a pulirlo, sono una pasticciona, cioè guardate quanto ne è andato giù, non importa. E volevo insomma passarmelo, adesso poi lo voglio assolutamente ricomprare perché mi è piaciuto veramente veramente tanto. E quindi lo voglio poi riprendere. Domani mi devo fare anche le sopracciglia, domani devo fare un sacco di roba. Però stavo montando questo video mentre addormentavo Ale, mi sono resa conto che non l'ho concluso, non vi ho salutate, non ho fatto più nulla. E quindi ho detto vabbè, lo chiudo adesso, sarà un po' più breve ragazzi, in questi giorni, specie, scusate un attimo, mi lavo le mani perché sono un po' unta, anzi adesso sciacquo anche il botticino, altrimenti ungo tutto il mobiletto. E dicevo, domani devo fare un sacco di cose, domani è sabato, domenica torna Fede, domenica sera non vedo l'ora ragazzi, sono euforica, anche perché dobbiamo ancora festeggiare il suo compleanno, perché sapete che purtroppo quest'anno il compleanno non è con me, il prossimo anno sì, quindi recupereremo il prossimo anno. E, però proprio perché non era con me, vedrete, vedrete, non vi dico nulla e vedrete come sarà poi la festa per il compleanno. E basta, quindi adesso io prendo Aaron, lo faccio uscire, anche Nala, fare bisogno un attimo prima di andare a nanna a chiudere tutto e basta. Vabbè, vi porto con me, dai, andiamo a portarlo fuori, lo accompagniamo fuori insieme. Allora, mettere in carica aspirapolvere. Allora accendiamo una luce. Ho messo le infradito, quelle nuove della Guayanas, perché ho lavato fuori e quindi queste qua mi si sono bagnate e quindi aspetto che si asciugano. Ormai si apre la porta da solo. L'ultima volta che ci siamo viste stavamo facendo, ho sciolto un po' i capelli perché ragazze, sempre legati comunque dopo un po', questo qua, poi abbiamo giocato oggi anche a Memory, vi ho messo una storia su Instagram, tra l'altro sono contentissima perché stamattina presto mi sono trovata una mail di Instagram dove mi hanno dato tutte le istruzioni per ripristinare, mi hanno ripristinato appunto proprio il profilo e quindi ero veramente 7 metri sopra il cielo, proprio veramente 1000 metri sopra il cielo e basta, quindi anche questo problema l'abbiamo risolto. Poi domani devo rifare il centro tavola perché le rose iniziano un po' a essere bruttine, tanto devo potare un po' le rose, quindi casca pennello mi rifaccio il centro tavola. Poi ho preparato qui in questa mega busta di Primark, ho fatto tutti i pacchettini, no, ne manca uno che ho già, cioè mi ha già impacchettato il negozio e lo devo aggiungere alla busta. Poi il discorso, dove li ho messi? Ah, qua. Ho tenuto lo scontrino di Primark perché sono enormi ragazze. Io ho preso XL, solitamente da OVS con XL mi trovo bene, queste sono veramente immense, cioè sono troppo troppo grosse. L'altro pacco purtroppo l'ho aperto male e quindi me le tengo, non importa perché comunque mi vanno, ma per fortuna sono elasticizzate, ma sono veramente tanto abbondanti, quindi ho tenuto lo scontrino e la prima volta che vado a Torino le vado a cambiare, almeno un pacchetto le cambio, invece quelle di Ale perfette. Riccardo mi ha anche cambiato le lucine qua, sono troppo contenta, anche perché per i video, specie quando è sera, mi aiuta tantissimo. Poi per carità, io ho sempre la mia mini ring light, quindi è comodo, però quando non ce l'ho portata in mano accendo quella, ma anche per cucinare qua, per mi illumina bene il piano di lavoro, quindi è comodo. E poi che altro vi posso dire? Niente. Ci tenevo proprio a finire oggi questo vlog perché domani farò un mega vlog, penso, perché abbiamo un sacco di cose da fare e domani sera usciamo perché c'è la sfilata. Domani sabato sera appunto usciamo, andiamo alla sfilata
e quindi ci tenevo a portarvi con noi. E poi appunto di giorno voglio fare un sacco di roba, ne approfitto che Fede ancora non c'è, voglio vedere per fare un po' di riordino, decluttering, queste cose qua. Poi rifaccio i letti ai bambini, insomma appunto per il suo ritorno rifaccio anche tutto, rifaccio tutto, così tutto quando torna al lettino bello pulito, bello sistemato. Quando torna si trova le lenzuola belle pulite e le cambio già anche Alessandra, così mi ricordo che li ho cambiati lo stesso giorno e mi regolo meglio. E basta, quindi domani giornatona, domani veramente giornatona. Poi vogliamo concludere il montaggio dell'armadio IKEA. Però ripeto, non vi faccio vedere quella parte perché è ancora un magazzino. Quando sarà poi tutta ben allestita e organizzata, però stiamo iniziando dall'armadio, ragazzi, devo dire che è molto molto bello. E quindi sono contenta perché così ho molto più spazio per i bambini, perché richiedono spazio, ecco, tutti e due, tra cappotti, cose invernali, almeno posso fare i cambi senza problemi di spazio, vado a mettere tutto lì bello ordinato, non vedo l'ora che sia finito. Gli ho già dato una bella pulita perché comunque montandolo si avvita, svita, si crea comunque quella polverina, quindi l'ho già pulito tutto bene, ma so già che me lo dovrò ripulire tutto nel momento in cui svuoteremo bene quella parte di casa al piano di sotto, e perché comunque si crea polvere levando gli scatoloni, sposta le cose, quindi gli darò una sgrassata ultima e finale prima di metterci ovviamente i vestiti. E basta, sono molto contenta. Dai, in questo periodo Instagram, a parte che mi ha fatto un po' arrabbiare questa cosa, che però oggi si è risolta e sono felicissima. Ho di nuovo possesso del mio Instagram, quindi vi ho fatto delle storie, insomma mi siete mancate veramente tanto. Cioè proprio quando ti viene tolto un qualcosa che ti accorgi di quanto poi era bello averlo, no? È tutta abitudine, però è il mio contatto diretto con voi, è molto comodo, anche quando voglio chiedervi un consiglio. Cioè sembra una stupidaggine perché uno dice ma sì, è un social, cioè voglio dire, sì, ma non per me, nel senso che essendo comunque qui su YouTube è proprio il mio modo di avere un responso diretto con voi, quindi che dite, lo compro o non lo compro, oppure le domande, mi tenete un sacco di compagnia, mi mancava proprio, cioè, oddio, non è più la stessa cosa perché non c'è nessuno rispetto a prima, no? E quindi niente, sono veramente veramente contenta di aver risolto anche questa, e anche abbastanza in tempi brevi, devo dire che Instagram è stato bravo, dai, pensavo peggio, e quindi si chiude anche questo capitolo. Ci saranno un sacco di cose belle per la prossima settimana, quindi aspettatevi veramente dei super vlog, e non vi dico niente, non vi dico niente, vedrete tutto, vi porto con me, ovviamente voi siete sempre qua, ma poi sapete che per me sono ricordi, e basta. Io credo che vi saluterò qua, adesso mi bevo un bel bicchierone d'acqua fresca perché ne ho voglia, e poi me ne vado a nanna, faccio rientrare Aaron che l'ho fatto uscire, e Nala, e vi bacio e ci vediamo domani con un nuovissimo vlog e una nuova giornata. Muah!